Notizia molto recente che l'Inps, l'ente previdenziale italiano, ha aggiornato le stime di pensionamento sul suo simulatore. Il dato più eclatante e anche un po' eh, preoccupante è che un trentenne di oggi, che ha iniziato a lavorare magari da qualche anno, andrà in pensione mediamente a 70 anni. Questa attenzione non è una stima di qualche blog terroristico, è l'Inps stessa che ha offerto queste analisi, queste stime. Ma cerchiamo di capire in questo video come funziona davvero il sistema pensionistico italiano, perché è fondamentale iniziare già da oggi a integrare la propria pensione. Ma in realtà, anche come deve cambiare proprio il concetto di pensione, slegandolo un po' al concetto di anzianità. Altrimenti, signori, l'unica prospettiva possibile è con dover continuare a lavorare sino a oltre 70 anni, perché 70 anni è la stima di oggi, non potrà che aumentare questa età pensionistica. E vediamo infine un po' di consigli pratici su come integrare la futura pensione. Prima di partire con questo video, mi ripresento brevemente. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di Planix, la piattaforma di consulenza finanziaria indipendente. Come funziona oggi la pensione, il sistema previdenziale? La prima cosa, Cosa da dire che andare in pensione è un concetto estremamente recente nella storia dell'uomo. Perché infatti prima degli ultimi due secoli non esisteva niente di tutto questo, non si andava mai in pensione, non si smetteva mai di lavorare. Si smetteva di lavorare quando si moriva, quando si era troppo malati per continuare a farlo. Si lavorava infatti dalla più tenera età, sino a che la salute lo, lo permetteva, anche oltre sino al punto di morte. Oggi, fortunatamente, da no, un certo punto di vista, la pensione. È uno dei pilastri fondamentali su cui si basano gli stati moderni. Infatti una buona parte della spesa pubblica viene destinata a finanziare il sistema previdenziale comunque. La spesa pubblica, per capirci signori, sono le imposte, le tasse, i contributi che andiamo a versare, che vengono addebitati sulla busta paga, che pagate sugli F24, se siete lavoratori autonomi. Tutti quei vostri versamenti vengono incassati dallo Stato e poi spesi, redistribuiti anche attraverso, ripeto, il finanziamento del sistema previdenziale. E insieme a esso l'istruzione, gli ospedali, le infrastrutture e così via. Ora, un sistema previdenziale, quindi un sistema di gestione della previdenza pubblica, può essere di due tipi. Un sistema a ripartizione e un sistema ad accumulazione. Partiamo dal sistema ad accumulazione o a capitalizzazione. In questo modello qua i versamenti pensionistici di ogni singolo individuo vengono accumulati e investiti durante la sua vita lavorativa in un suo conto previdenziale personale e al momento in cui questa persona maturerà i requisiti pensionistici, il suo assegno sarà determinato dai versamenti che ha effettuato più i rendimenti ottenuti. È un sistema chiaramente più individuale, che è come, diciamo, da sotto certo punto di vista, come qualunque piano di accumulo, qualunque piano di investimento privato, quando fate un piano di accumulo in ETF o sul vostro fondo pensione privato, versate degli importi, risparmiate, accumulate periodicamente degli importi, questi importi vengono investiti e poi a un certo punto, insomma, sarà maturato un montante, quindi capitale più interessi e questo montante darà vita a una rendita. Il punto è che il sistema previdenziale pubblico italiano e non solo italiano, quello praticamente di tutti i paesi sviluppati o quasi, non funziona così, perché è un sistema a ripartizione significa che i versamenti di oggi dei contribuenti di oggi di chi con la propria busta paga vede detratta la voce no contributi pimps chi paga con l'f24 perché è un lavoratore autonomo quindi questi contributi qua non vengono materialmente accantonati sul suo deposito previdenziale sul suo conto previdenziale ma vengono utilizzati per pagare le prestazioni di chi in pensione c'è già in buona sostanza vi spiego meglio cioè se attorno allo stesso tavolo abbiamo un ragazzo di 30 anni che sta lavorando alla sua busta paga e ce l'abbiamo a fianco al nonno che invece ha 75 anni ed è in pensione. I contributi che vengono detratti da ogni busta paga di questo ragazzo vanno a pagare la pensione del nonno. È quella di tutti gli altri nonni, che, che da un certo punto di vista è anche una, una cosa bella, mutualistica, un patto generazionale, no? dove giustamente c'è cioè il nonno del nostro esempio, non è che sta rubando nulla, ha maturato i requisiti pensionistici, i soldi che lui aveva versato a suo tempo 30 anni fa quando lavorava erano andati a pagare la pensione dei suoi nonni e così via, quindi un patto generazionale, chi è oggi in età lavorativa, di fatto sta pagando la pensione di chi non è più in età lavorativa. Quindi quando vi rode dover pagare gli F24 per l'Inps, oppure vedete questa voce in busta paga che vi rompe le scatole, pensate davvero che state pagando la pensione di vostro nonno. Così la, la vivete un po' meno male, andate dal nonno e fatevi offrire la cena. Detto questo, non entro nel merito della validità di un sistema di questo tipo, ma c'è un problema. Perché ci stiamo basando sull'aspettativa che a chi versa i contributi oggi, che paga oggi la pensione del nonno, quando sarà lui un nonno, dovrà lui ottenere la prestazione previdenziale. Stiamo dando per scontato che ci siano sufficienti giovani lavoratori, nipoti del trentenne attuale, in grado di pagargli questa pensione. Questa attenzione non è così scontato. Anzi purtroppo visto l'andamento della demografia italiana è scontato il contrario, è scontato che questo sistema non è sostenibile, ci saranno troppi più pensionati rispetto ai lavoratori in grado di pagargli la pensione. È pura matematica, è un dato di fatto, non è un'opinione questa. Perché in realtà già da oggi è così, i contributi dei lavoratori attuali non sono sufficienti per pagare le pensioni, tant'è che lo Stato attinge dalla spesa pubblica, che sono le altre tasse, l'altra fiscalità generale, per sopperire ai buchi dell'Inps. E questo viene messo in evidenza da tutti i principali studi internazionali, il più noto è il Global Pension Index da parte del Mercer CFA Institute che mette a confronto 47 regimi previdenziali di 47 nazioni diverse ai primi posti i Paesi Bassi, l'Islanda e la Danimarca, mentre l'Italia è stranamente nei bassi fondi di questa classifica e ampiamente sotto la media europea. Ma ciò che è più preoccupante, cioè l'Italia non è messa malissimo da un punto di vista dell'adeguatezza, ovvero misura l'adeguatezza delle pensioni attuali, mentre è messa malissimo al penultimo posto al mondo per quanto riguarda la sostenibilità. Qua significa che le pensioni attuali non sono così male, ma stanno contribuendo a mettere a repentaglio le pensioni future. Conosciamo tutti il fenomeno delle baby pensioni, finte pensioni di invalidità e tutte italianate di cui è meglio non parlarne. Guarda. Ora la domanda è questa: in che modo lo hm, Stato con il lente previdenziale cercherà di modificare questa situazione, migliorare questa sostenibilità ad oggi davvero a rischio? Ci sono solamente due modi. Da una parte posticipare costantemente, gradualmente l'età pensionabile, quindi l'età a cui si andrà in pensione, ed è quello che sta succedendo, abbiamo esordito con la stima attuale di 70 anni come età pensionistica, dall'altra parte è ridurre le prestazioni future, cosa vuol dire che non solo la prospettiva di andare in pensione a 70 anni, ma anche con un assegno pensionistico molto basso, non so perché si chiami assegno pensionistico, nessuno ormai riceve l'assegno, il bonifico pensionistico, chiamiamolo così, molto basso in rapporto ai contributi versati e all'ultima retribuzione. Quindi andare in pensione con 500 euro al mese mi sembra tipo un incubo. Attenzione, signori, questo rischia di diventare una bomba sociale, è un problema sociale. Capisco che un trentenne o un quarantenne abbia tanti altri pensieri o preoccupazioni molto più immediate legate all'oggi, per carità. Detto questo, il tempo passa. Cioè, L'augurio che faccio a tutti è di arrivarci in piena salute a 60, 70, 80, 90, e 100 anni. Però arrivarci in piena salute è anche con qualche soldo. Non è tutta sta gioia, se no, essere a 70 anni, ok, con una di vita media di altri 10-15 anni senza un soldo che una pensione minima. E questa è un po' la brutta notizia che è un dato di fatto. La buona notizia è che magari si può fare qualcosa sia per integrare la futura pensione che per eventualmente cercare di anticiparla attraverso l'accumulo di un capitale che poi si potrà mettere a rendita in qualunque momento. Non dovete aspettare 70 anni per mettere a rendita un capitale che avete in precedenza risparmiato e investito correttamente. Questo si può certamente con la previdenza complementare, col secondo pilastro, quindi con i fondi pensione, dove magari un lavoratore dipendente ci può versare il proprio TFR, dei contributi aggiuntivi, dei contributi datoriali, quindi dei datori di lavoro va bene, ma si può fare anche investendo in autonomia come magari terzo pilastro addirittura. Continuiamo in questa analisi allora. Abbiamo detto prima, per chi ha iniziato a lavorare da poco, prospettive di pensione 70-71 anni. Secondo problema grosso, tasso di sostituzione, ovvero il rapporto Porto tra la tua pensione prevista e la tua retribuzione attuale in diminuzione, sarà sempre più basso. Facciamo un esempio: se ad esempio il tasso di sostituzione stimato è dell'80%, e il tuo ultimo reddito, quindi il tuo reddito attuale, è di 2000 euro al mese, Ciò significa che l'assegno pensionistico previsto sarà di 1600 euro al mese, l'80% dell'ultima retribuzione. All'interno di Planix, quindi all'interno della nostra piattaforma di consulenza finanziaria indipendente, è presente un calcolatore che va a stimare questo dato sulla base di dati contributivi. Inserisci qua un po, di, un po' di dati, il genere data di nascita, l'ultimo reddito lordo disponibile e così via, alcuni dati anagrafici, e con questi da pochi dati si va a simulare quella che può essere la pensione di vecchiaia di qua con delle stime sia di quando si andrà in pensione sia del tasso di sostituzione stimato questo è un primo passo per avere un po' di consapevolezza su ciò che si ci aspetterà non per entrare in paranoia chiaramente ma per poter attuare delle strategie che vanno un po' a cercare di risolvere questo problema futuro. Se il tasso di sostituzione previsto è basso e questo è altamente probabile per chi magari è un lavoratore precario ha dei buchi contributivi, non guadagna tanto, allora questo vuoto, questo gap previdenziale, ovvero il Buco tra quanto uno guadagna oggi che gli permette di fare le sue spese, il suo tenore di vita e quanto guadagnerà domani con la pensione che non gli permetterà di avere più questo tenore di vita ma dovrà ridurlo sensibilmente è un problema da risolvere. Quindi sicuramente la previdenza integrativa tradizionale, il secondo pilastro, i fondi pensione per capirci. Possono aiutare. Il consiglio che mi sento di poter dare è, se siete dei lavoratori dipendenti, informarsi, se presenti dei fondi pensioni negoziali, quindi dei fondi pensioni di categoria, che solitamente hanno delle condizioni molto interessanti, ma attenzione anche a non sottovalutare un investimento autonomo. Quindi un terzo pilastro previdenziale addirittura. Perché il secondo pilastro, quindi la pensione integrativa attraverso fondi pensione, ha una caratteristica che può essere croce o delizia, secondo il punto di vista ovvero è strettamente e direttamente collegata ai requisiti pensionistici. Per intenderci, i denari che si versano su un fondo pensione hm, non sono riscattabili, salvo casi eccezionali come ristrutturazione casa, spese mediche e cose così, non sono riscattabili, dicevo prima, hm, della maturazione del requisito pensionistico. Quindi se voi andrete in pensione a 70 anni, Quei soldini del fondo pensione, il malloppo del fondo pensione, lo vedete a 70 anni. Dico croce e delizia perché da un certo punto di vista è corretto, perché sono soldi necessari per la pensione, che devono sopperire alla pensione di anzianità, cui si ottiene un discreto sgravio e beneficio fiscale, e che quindi devono avere questa finalità qua. È corretto da un certo punto di vista ed è anche meglio, se vogliamo paternalisticamente parlando, che la gente non vada a versare soldi sul fondo pensione e alla prima emergenza o alla prima spesa voluttuaria che gli viene in mente va a prelevare da quel malloppo. Servono per la pensione, servono per integrare la pensione, è corretto da un certo punto di vista. Detto questo è croce perché, non lo so, un ragazzo di 25-30 anni mh, sapere che tutti i suoi risparmi, se non dispone di una grande capacità di risparmio, vanno a, ripeto, finanziare un fondo pensione di cui otterrà augurabilmente i benefici tra 40 anni è una prospettiva un attimino ora, non molto motivante prima di tutto e potrebbe lasciare magari scoperte delle altre esigenze che nel corso di questi 40 lunghissimi anni potrebbero emergere ci sono altri aspetti poi da questo punto di vista che vanno a che vedere però con come è strutturato un po' malino all'italiana il sistema pensionistico integrativo il primo perché 5100 e qualcosa euro all'anno è una miseria poco, bisogna dare la possibilità di dedurre più soldi versare più soldi per sfruttare appunto anche il beneficio fiscale che comunque è una leva estremamente importante soprattutto in un paese che è un inferno fiscale come l'italia l'altro punto importante sarebbe che chiaramente come magari nel sistema americano il privato l'individuo o il suo consulente finanziario possa decidere in autonomia come andare a investire questi soldi e non necessariamente in un fondo pensione preconfezionato con delle linee di gestione un po' medie, mediocri, senza poter modulare l'asset allocation, quindi decidere quanto azionario e quanto obbligazionario, per capirci. Quindi nel corso del tempo ci faremo promotori di una potenziale riforma in tal senso, perché il sistema previdenziale integrativo italiano non è efficiente e non stimola per davvero le persone a costruirsi questo reddito integrativo. Ok andiamo un po' avanti, ma ne parleremo anche in un altro video. Lasciatemi nei commenti se può interessare un'analisi da questo punto di vista e qualche progetto di riforma. Detto questo, pensiamo un po' al terzo pilastro, quindi alla pensione integrativa completamente autonoma, creandosi un proprio piano di accumulo, un proprio investimento integrativo con strumenti non vincolati come invece il fondo pensione. Per affrontare questo discorso cerchiamo un po' di cambiare quello che è il concetto appunto di pensione legato a un'età, legato alla, semplicemente alla pensione di vecchiaia, alla pensione di anzianità, la pensione A66, 67, 70 anni. Perché, ripeto, tornando al discorso precedente, capite perché sono ogni tanto un po' scettico col secondo pilastro, quindi la previdenza integrativa tradizionale, perché se oggi ci stanno dicendo che questi requisiti pensionistici saranno almeno 70-71 anni, mh, a 10 15 20 anni potrebbero essere a 75 anni che capite bene che c'è cioè, risparmiare per avere come unica prospettiva quella di godere di questi dei frutti di questo risparmio investimento a 75 anni un attimino mi lascia un po' così. Ripeto, questa età pensionistica non potrà che avanzare, per vari motivi, perché la vita media si sta allungando e tendenzialmente continuerà a farlo, non si sa con quale velocità, con quale tasso, però è altamente probabile che anche i progressi della medicina ci terranno in vita, magari un po' artificialmente, sempre più a lungo. Il dato di fatto è che si fanno sempre meno figli, la demografia italiana, quella l'Italia proprio da quel punto di vista è il peggio al mondo. Voi pensate che negli anni 70-80 in Italia nascevano circa un milione di nuovi italiani, mentre anno dopo anno in questi ultimi anni stiamo registrando un record negativo, siamo ormai sotto le 400.000 nuove nascite all'anno, in declino ogni anno, record negativo su record negativo e insomma non, non so come si possa invertire questo trend. Cosa significa questo? Che ci saranno sempre meno braccia e meno teste, quindi meno nuovi contribuenti per pagare un esercito di pensionati che vivrà sempre più a lungo. Affidare tutto il proprio futuro finanziario a quello che è un trend evidentemente in declino, non mi sembra una scelta particolarmente vincente. Quindi, cosa possiamo fare nel frattempo? Impegnarsi dove possibile, dove il reddito lo permette. Non vado a fare i conti in tasca a nessuno perché sono una persona guadagna talmente poco che già fa fatica a mettere un po' di TFR un contributo sul Pensione, stiamo parlando di niente, ma chi se lo può permettere? Chi lavora bene, chi guadagna bene, chi ha un reddito sopra la media. Poi deve tranquillamente pensare anche a un'integrazione pensionistica del terzo tipo, insomma, incontri ravvicinati del terzo tipo, no, è un'integrazione privata. Detto molto semplicemente, farsi un piano di accumulo in ETF in un portafoglio correttamente diversificato per il lungo termine. Ok, ve la costruite voi la pensione perché non dovete aspettare in quel caso hm, di avere 75 anni per ritirare indietro quei soldi e metterli correttamente a rendita come decidete voi. Magari. Col vostro consulente indipendente. Quindi cerchiamo da questo punto di vista di slegarci dal concetto di pensione di anzianità. 70-75 anni e colleghiamoci a un'idea anche più ambiziosa, all'idea di poter vivere di rendita. Accumulare quindi un capitale sufficiente al fine di poter sviluppare una rendita. Allora, quando si parla del vivere di rendita o dell'incassare una rendita c'è tutta una serie di, di fesserie incredibili sul web, tipo vivi di rendita senza soldi e tutte queste ciarlatanate qua. Per ottenere una rendita da capitali Servono i capitali. Luca, gra grazie, è interessantissimo, però questo è vero. cioè nel senso prima si accumulano i capitali, c'è una fase di accumulo e poi dopo c'è la fase di rendita, dopo che questi capitali si sono accumulati e risparmiati. Tu dici, ma io vorrei vivere di rendita, e quanti soldi hai? Niente, eh, che rendita vuoi avere? Da, 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 da come la ricaviamo questa rendita? Perché per, cosa intendiamo per rendita? Da un punto di vista anche tecnico-finanziario, intendiamo un flusso di cassa, quindi un'entrata, un flusso di cassa attivo, derivato da un asset, da una risorsa, da un'attività. Questa attività può essere di vario tipo, ci sono i capitali, quindi la risorsa finanziaria, detto molto semplicemente mezzo milione si investono su un'obbligazione che ci dà una cedola, quella è una rendita da capitale, oppure asset aziendali, si è soci di un'azienda magari di famiglia che ogni anno ci dà un dividendo, asset immobiliari, quindi si dispongono di proprietà immobiliari date in affitto e ogni mese l'inquilino ci versa l'affitto appunto, Asset intellettuali anche, c'è anche questo. Pensa ad esempio alle royalties su un libro, ai diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi, c'è anche questo tipo di asset qua. Quindi, prima di pensare allo sviluppo della rendita, c'è cioè da pensare allo sviluppo dell'asset che poi svilupperà una rendita. Hm? Ora, noi siamo esperti di investimenti finanziari, quindi occupiamoci di questa rendita da capitali. E facciamoci questa domanda, quanto capitale è necessario per vivere di rendita? Quindi, per anticipare la pensione, per andarsene in pensione prima, salutare l'IPS, tra virgolette, che ci darà magari due spiccioli eh, quando saremo vecchi, e nel frattempo comunque cerchiamo appunto di sviluppare una renita, ovvero una, un flusso di denaro in entrata che ci permette di sostenere il nostro tenore di vita, mettendoci tra l'altro in una posizione di forza, noi la chiamiamo sovranità finanziaria all'interno della nostra filosofia di Planix, perché libertà finanziaria mi sta un po' sulle scatole perché mi richiama un po' di, 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 di ciarlatani vari, quindi quanto capitale è necessario, qual è questo traguardo da raggiungere al fine di poter sviluppare una renita? Milioni di euro? 10 milioni di euro? 3 milioni di euro? 200 mila? Quanto questo capitale? La risposta chiaramente è dipende. <ride> e da cosa dipende? Dipende chiaramente dal tenore di vita desiderato o necessario da parte di qualunque persona. Quanto una persona spende per vivere, per fare la vita che sta facendo o la vita che vorrebbe fare. Perché spiego molto semplicemente: cioè se uno vuole fare la vita da nababbo o una vita magari oltre le, pro le proprie possibilità e spendere 300.000 mila euro all'anno di spese varie e per sviluppare una rendita di 300.000 euro all'anno servono tanti, tanti, tanti milioni, decine di milioni e se ce li avete, bene, cioè, grazie a Dio insomma ci cioè, sono persone che ce li hanno abbiamo noi diversi in consulenza, cioè, però non tutti sono in questa condizione qua però non è o nero o grigio, cioè o fare il Gianluca Vacchi della situazione avere centinaia, decine di milioni e fare vita da ricchi oppure non pensarci neppure a questo gioco qua c'è un'enorme via di mezzo, un'enorme scala di grigi dove, si, dove, dove comunque con qualche magari centinaia di migliaia di euro o un, un piccolo milione si può sviluppare una renta da capitali sufficiente magari per pagarsi le proprie spese essenziali, come ad esempio le spese legate all'abitazione, legate alla spesa alimentare legate alle assicurazioni, quindi spese essenziali sono spese che non, non potete non fare perché un tetto, un tetto sotto la testa dovete avercelo, cioè le bollette dovete pagarle e anche in questo caso con Planix vi offriamo un supporto, con un calcolatore che permette di calcolare appunto l'importo necessario per vivere di rendita in base a una, un tenore di vita, a delle spese annuali previste inserendo infatti, vediamo qua, le spese annuali previste in questo caso ipotetico di 40.000 euro all'anno Ipotizzando una rendita attuale netta del 4%, per poter sviluppare questo tipo di rendita da capitali occorre accumulare, occorre partire da un capitale di partenza di un milione di euro. 40.000 è troppo? È poco? Ognuno lo vedrà in base alle proprie spese, chiaramente. Per alcuni potrebbero essere poco, per altri tanto, come per alcune potrebbe essere una, un capitale di arrivo di un milione di euro, una cosa boh, irraggiungibile davvero. Ognuno valuterà, chiaramente. La finanza personale, signori, è personale perché riguarda voi, tutti questi calcoli riguardano ognuno di voi, cioè siamo tutti in condizioni finanziarie differenti. Voglio però che prestino un po' di attenzione magari anche a chi è molto lontano da questo tipo di traguardo del milione di euro, però magari è molto giovane e ha quindi a suo favore qualcosa che in quella fase della carriera, in quella fase della vita è quasi più importante del denaro stesso, ovvero è il tempo a disposizione, perché tempo più interesse composto possono permettere di arrivare a dei capitali interessanti, inimmaginabili, insperabili, oggi che magari si parte con 10.000 euro, nel corso del tempo però, non overnight, se avete 10.000 euro, milioni di euro non ci arrivate dall'oggi al domani, e se pensate di poterlo fare, siete un po' gonzi, in realtà finirete preda di, 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 di qualche scamo, di qualche cosa così. Ci si può arrivare a eh, capitali importanti. Il modo migliore di arrivarci è chiaramente guadagnando tanto, quelli guadagnando tanto, facendo carriera, aprendo la propria azienda e cercando di farla andare bene, la propria attività professionale, che ne so, ripeto, anche lì, ognuno di voi è in una situazione diversa, e io non sono un business coach, io non mi occupo di, di, di far guadagnare le persone dal proprio lavoro, non è il nostro. Ma vediamo un po' cosa si può sviluppare, cosa si può accumulare investendo correttamente nel corso del tempo. Anche in questo caso ci facciamo aiutare da plani. Con un semplice simulatore, infatti, di capitale futuro, vediamo qua, là, partendo da un capitale iniziale di 50.000 euro, ipotizzando dei versamenti aggiuntivi mensili, quindi un piano di accumulo mensile di 400 euro al mese, ipotizzando 25 anni di investimento, per capirci un, un qualcuno che ha 25-30 anni. Questo piano di accumulo qua lo finirebbe a 50 55 anni, qui non a 70 anni, capite bene la differenza, signori, tra andare in pensione a 70 anni o poter iniziare a pensare a un pre-pensionamento a 50 55, fa tutta la differenza del mondo, sono 20 anni, 20 anni, sono 20 anni. Cioè, a 70 anni si è un certo tipo di persone, a 50 si è un altro tipo di persone. Ma continuiamo nel nostro esempio, tasso di rendimento atteso anno, qui stiamo ipotizzando un 8% all'anno. Ottenibile con un determinato livello di rischio abbastanza elevato, derivante da un portafoglio azionario 100%. Non uno scherzo, non adatto a tutti, non prendiamoci in giro. Qualunque professionista, quando esprime dei rendimenti attesi, non, questi non sono altri che rendimenti attesi potenziali, no? Però vanno sempre accompagnati da un concetto di rischio. Però torniamo a fare quella che è: una semplice simulazione per poter avere una stima di quanto è ottenibile con un investimento di questo tipo. Ricordo 50.000 euro di capitale iniziale, 400 euro al mese di versamento, 25 anni con tasso di rendimento dell'8%, questo piano di investimento qua con questi dati andrebbe a sviluppare un capitale finale di quasi 700.000 euro, che non è il milione stabilito prima per ottenere una renta di 40.000 euro all'anno, ma è sicuramente meglio averli che non averli. Per poi farci cosa? Andare in pensione veramente? Che ne so, ognuno lo sa questo, ma semplicemente anche per avere la libertà, il diritto di opzione di averceli e poter decidere cosa farci. Per poter prendere un anno sabbatico, poter richiedere un part time per stare vicino a un familiare che non sta bene, un nuovo nato, che ne so, cioè, ognuno ha le proprie cose da fare. Cioè, non, non, non penso manchi a ognuno di noi un inventario di cose da fare, se magari insomma, si può un attimino avere un po' più tempo a disposizione. Tempo a disposizione che sta venendo retribuito dalla rendita dei nostri capitali faticosamente risparmiati in precedenza. Quindi per questo video di oggi terminiamo qua. Abbiamo visto insieme come funziona il sistema pensionistico italiano, tra primo pilastro, quindi la gestione dell'Inps o delle altre casse previdenziali esistenti. Brevemente, cenni su come funziona il secondo pilastro, quindi tutto il mondo fondo pensione, approfondiremo in altri video. Poi un primo cenno su come può funzionare un terzo pilastro, ovvero lo sviluppo di un piano di investimento autonomo, senza essere quindi legati, strettamente legati ai requisiti della previdenza pubblica, in che modo si può iniziare a pensare a questo concetto qua del vivere di rendita in futuro? Al di fuori di tutte le, le scammate e le fesserie per promettere una rendita a chi non ha gli asset per poterla sviluppare, state attenti a questo tipo di narrativa. E questo si può iniziare a pensare, ripeto, cercando di capire quale può essere una rendita desiderata, quindi un flusso in entrata desiderato, per capire poi che tipo di capitale occorre. Per poter maturare questo tipo di rendita e infine se si è insomma, in fase di accumulo cercare di capire come poter arrivare ad accumulare quel capitale abbiamo visto un po anche un po di simulazioni disponibili all'interno di Planix vi invito a dare un'occhiata a tutto il nostro ecosistema su www.planix.co noi ci vediamo al prossimo video ciao